tutti gli amici di Oram, oggi risponderemo a una questione che da anni divide i motociclisti. È vero che il casco nero scalda di più di quello bianco? Per farlo abbiamo preparato tre caschi identici nel modello e nella taglia, ma diversi nel colore. Uno nero opaco, uno bianco lucido e uno colorato. Li metteremo sotto il sole cocente muniti di termometro. Andiamo! Prima di iniziare la prova però voglio chiedere a tre ospiti davvero speciali quale pensano sarà l'esito di questo esperimento ora. Ma abbiamo Sinead Gaghiri, abbiamo The Italian Black Riders e abbiamo Ayrton Annacano. Quindi ragazzi, partiamo da te Dennis, quale sarà il risultato di questa prova? Da ex elettricista e da studioso dei colori sono convinto che il colore nero sarà quello che attirerà di più i raggi del sole e quindi il più caldo. Da grattagomiti a terra ti dirò che invece quello che si scalderà di più sarà il colore. Io ti vado in controtendenza e ti dico che secondo me il bianco può dare un risultato strano. Quindi abbiamo tre opinioni completamente differenti, io vado a fare la prova, vi farò sapere come andrà. Andiamo! Come vedete stiamo preparando i nostri tre caschi, è lo stesso identico modello, la stessa identica taglia, quello che cambia come detto è il colore, un nero opaco, un bianco lucido e una grafica base blu e argento. Andremo a fissare il sensore del nostro termometro all'interno della calotta in una posizione in cui non dovrebbe battere direttamente il sole e anche la centralina verrà inserita all'interno in modo che non si surriscaldi. Oggi a Modena ci sono 36 gradi, non c'è vento, c'è veramente tantissimo caldo. Vi posso assicurare che la temperatura è elevatissima, i nostri caschi sono in pieno sole. Vedremo quello che succederà. Allora, il nostro Christian sta leggendo i valori, siamo già oltre i 50 gradi all'interno del casco. Abbiamo il blu a 51,1, il nero a 52,1 e il bianco a 58. Christian, come sta andando? Fa caldo? I nostri caschi stanno rivelando delle temperature inaspettate. Allora andiamo a vedere come sono messi. Abbiamo dovuto mettere i lettori all'ombra perché stando al sole si cuocevano e andavano in errore. Quindi i sensori sono dentro al casco ma i tre lettori sono qui all'ombra. Partiamo dal casco bianco che segna 51,3. Il casco nero è a 53,1 e il casco blu è a 52,3. La differenza è ancora contenuta tra 1 e 2 gradi. Ok, stiamo andando a fare la lettura finale, i caschi sono qua veramente da tanto tempo. Christian, cosa dicono i termometri? Allora, il blu 58,5, temperatura che comincia a essere importante. Il bianco 55,5, il nero 59,1. Quindi, tiriamo un po' di conclusioni. La prima cosa da notare è che i caschi si trovano in una posizione statica, quindi non stiamo andando in moto, non c'è alcun tipo di vento a smorzare il calore e quindi le temperature che hanno raggiunto sono veramente elevatissime. Abbiamo toccato i 60 gradi all'interno del casco nero opaco. L'altra cosa da considerare è il tempo di esposizione, perché pensate che i caschi sono rimasti su quel tavolo per più di un'ora. La differenza è aumentata man mano, quindi era contenuto in appena 2 gradi, 2 gradi e mezzo. Dopo altri 20-25 minuti di esposizione la differenza è salita a 4 gradi. In definitiva non è una differenza sostanziale, se consideriamo che è veramente difficile che rimarremo fermi sotto al sole per un tempo così prolungato. Un'altra cosa importantissima da considerare è che questi caschi sono normalmente studiati in galleria del vento e presentano un sistema di canalizzazione di prese d'aria. Questo riduce sensibilmente la temperatura all'interno del nostro casco. In definitiva comunque possiamo confermare il mito, che mito non è che il casco nero scalda di più, anche se appunto la differenza rimane tra i 2 gradi e mezzo e i 4 gradi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, telefoneremo a Dennis, a Sinead Gaghiri per confermargli che aveva ragione almeno a livello di termometro, ma mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale di Oram e appuntamento al prossimo video sempre con Oram e Always Riding. Ciao!